Grandissima risposta della polisportiva Palermiti alla sconfitta di domenica scorsa interna contro la Maroni. Oggi la squadra di Mister D'Amico va a vincere una partita non facile a Petronà, un campo finora imbattuto. Anzi, per la precisione dobbiamo segnalare che erano proprio due squadre che si contendevano. Mai sconfitto in casa il Petronà, mai sconfitto in trasferta finora la polisportiva Palermiti. Ebbene, ha vinto la squadra capolista del campionato, che con un secco 4-1 si è portato di nuovo al più 6 sulla squadra seconda in classifica, le Castella Calcio. Le Castella Calcio che in una settimana ha avuto due rovesci importanti: il primo venuto dal giudice sportivo, che non ha accolto il ricorso per la partita contro l'Academy Girifalco e quindi, confermando il 2-1 maturato sul campo, aveva relegato la squadra di Berlingeri nella posizione sempre di 3 punti di distacco, ma poi oggi addirittura è stata sconfitta in trasferta a Torre Melissa per 1-0 e quindi ha lasciato di nuovo alla Palermiti il vantaggio di più 6. Da segnalare proprio che alla fine del girone di andata le Castella, vincendo a Palermiti per 5-2, si era portato a più 3 in classifica. Nello spazio di 10 punti ha conquistato soltanto 18 punti, ne ha persi ben 12, mentre il Palermiti ne ha fatti 27 e quindi riportandosi più 9 punti e più 6 attualmente in classifica, che è cosa che guarda la squadra palermitese con più serenità al proprio futuro. Adesso siamo a 3 giornate dalla fine e quindi sempre più vicina la polisportiva Palermiti a quella che potrebbe essere una storica promozione in prima categoria. Vediamo comunque il resto del campionato prima di tornare alla squadra della capolista di oggi. Perdono appunto le inseguitrici, Petronà proprio contro il Palermiti, pareggia invece la Sersanese, quindi perde dei punti, ma in questo caso dobbiamo dire che certamente c'è da valutare la posizione delle terze e delle quarte, perché potrebbero essere le uniche a doversi giocare il playoff, visto che ormai l'Academy Girifalco, anche oggi sconfitta in casa, questa volta dalla Nuova Val, è un rovescio che ormai allontana la squadra girifalcese dalla posizione, dalla possibilità di fare i playoff. Si trova sempre alla quinta posizione, ma è ormai ben distaccato. Pareggia anche la Maroni in casa contro il Real Crop, non dà seguito alla vittoria di domenica scorsa. In quel caso probabilmente c'erano altre motivazioni per la squadra di Cossari. E vince invece il Real Cotronei 4-2 contro lo Sporting Caccuri. Pareggio nella partita dell'anticipo di sabato tra Skill Legion e Giano per 2-2 e, come abbiamo detto, vittoria del Torre Melissa sulle Castella. Per tornare alla partita di Petronà, oggi dobbiamo segnalare proprio che Brizzi era riuscito a portare in vantaggio la propria squadra, ma poi a lungo andare, come abbiamo sempre sostenuto per chi ci ha seguito in tutto il campionato, la squadra del presidente Turulli è riuscita a rimettere in ordine le proprie pedine. Probabilmente oggi c'è stato anche un cambiamento, un aiuto per il bomber Marino da parte di Niang, schierato dal primo minuto da parte del tecnico, che ha consentito alla squadra del Palermo di portare più azioni offensive proprio in attacco e consentire quindi subito di recuperare il pareggio con Mistico, poi con lo stesso Niang a segnare il 2-1 e nel secondo tempo ci pensava Trapasso e anche e per quanto riguarda l'altro gol il Marinaro per portare il risultato su 4-1, un campionato del Palermiti che sta vedendo sicuramente il migliore attacco, la migliore difesa, il bomber del campionato, e quindi tutto potrebbe far pretendere, ma a Palermiti chiaramente tutti sono autorizzati a giocare ferro fino alla fine del campionato e poi vedremo come andrà a finire.